cose relative ai compressori dinamici. Ci siamo trattenuti un po' di più sui compressori principali, li abbiamo utilizzati come base per descrivere il funzionamento in generale di un compressore dinamico. Anziché prendere il compressore assiale come riferimento, abbiamo preso il compressore centrifugo. Abbiamo visto diciamo, le cose più importanti, appunto, come si inserisce un compressore in un impianto per effettuare un certo tipo di servizio. Abbiamo visto i principali criteri di scelta di queste macchine, problemi di esercizio, e alla fine abbiamo fatto un confronto, abbiamo introdotto e confrontato con i primi di compressori in flusso assiale, compressori assiali, e chiaramente abbiamo ribadito che tutte le considerazioni che abbiamo fatto in merito, che so, alla regolazione della portanza, i criteri di scelta, i parametri di prestazione, eccetera, che abbiamo visto per i compressori centrifughi, sono chiaramente ancora validi anche per i compressori assiali. Con questo, quindi, con questo confronto centrifugo-assiale, praticamente abbiamo concluso il panorama, abbiamo esaurito il panorama dei compressori dinamici. Prima di passare, quindi, ci rimane da discutere con calma, bene, sulle pompe centrifughe, che appunto sono parenti strette dei compressori centrifughi di cui abbiamo parlato in questi giorni, e sono particolarmente appunto importanti, un po' come dicevo prima, qualche giorno fa ho l'abitudine appunto di vedere con calma questo tipo di macchina, per un motivo molto semplice, che come il compressore centrifugo, ma forse ancora più il compressore centrifugo, è una piccola pompa centrifuga, è facile che la incontriate, insomma, nella vostra vita professionale, insomma, è molto semplice perché diciamo, è molto diffusa in tante applicazioni dell'ingegneria. Non solo industriale ma anche civile, e quindi diciamo le probabilità di avere a che fare con una macchina del genere, avere a che fare, intendo dire, il solito discorso, adesso possiamo essere un po' più precisi, avere i criteri per poter scegliere una pompa da inserire in un impianto. E quindi questi saranno gli argomenti che tratteremo nelle prossime lezioni. Per completare però, chiudere prima il capitolo operatrici che operano, lavorano, trattano fluidi comprimibili, dobbiamo fare un cenno, almeno insomma, una carrellata, giusto per presentarli, non c'è molto da discutere sopra questi argomenti, ma non possiamo lasciare fuori, non possiamo trascurare i compressori volumetrici. Come ricorderete, abbiamo detto che entrambe le categorie sono a tutt'oggi trovano impiego nelle applicazioni più disparate, tanto le macchine dinamiche di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi, quanto quelle volumetriche. Quindi diciamo è necessario
andare a parlarne almeno un po'. Come vi accennavo, macchine volumetriche, in questo caso i compressori, poi vedremo anche le pompe, possono essere appunto volumetrico, ormai lo sapete, il termine intende dire che sono macchine che devono racchiudere il fluido che deve subire una certa trasformazione all'interno di un volume di controllo, e lo scambio di lavoro tra fluido e macchina avviene appunto per variazione di volume del fluido. Ok, e questo è il principio, insomma, il più antico che ho conosciuto da più tempo, e quindi anche cronologicamente queste macchine sono quelle che sono comparse sulla scena per prime, e per molto tempo insomma hanno coperto un po' tutte le esigenze. Poi le macchine dinamiche, insomma, grazie al loro modo di funzionare, raggiunta una certa affidabilità, hanno mostrato tutta una serie di pregi che hanno in pratica le fanno preferire in numerose applicazioni. Più che altro, più che preferire, quando le portate in gioco sono elevate, chiaramente le macchine volumetriche entrano in crisi, non sono più in grado di smaltire portate troppo elevate, e quindi cedono il passo alle macchine dinamiche. Dicevamo, quindi torniamo alla variazione di volume, e variazione di volume che si può ottenere nella maniera più classica, più intuitiva, sfruttando il moto alternato di un stantuffo all'interno di un cilindro, quindi quello che abbiamo visto lato macchine motrici, abbiamo visto il principio di funzionamento del motore a combustione interna. Dal lato della macchina operatrice altrettanto vedremo appunto compressori e pompe che lavorano secondo questa metodologia, e quindi parliamo dei compressori volumetrici di tipo alternativo. Dopodiché daremo un'occhiata anche ai compressori volumetrici di tipo rotativo. Il principio è sempre lo stesso, il lavoro scambiato viene scambiato appunto per variazione di volume a disposizione del fluido, solo che questa variazione di volume non viene realizzata più tramite uno stantuffo che sale e scende all'interno di un cilindro, ma tramite la rotazione di organi diversi che in maniera un po' particolare, lo andremo a vedere, realizzano queste cose. Va bene. Cominciamo dal principio, quindi diciamo il più semplice compressore volumetrico alternativo si presenta in questa maniera estremamente semplice ed intuitiva. Come dicevamo, sono evidentemente i trini tipi che sono comparsi sulle scene, più semplici, più immediati, costituiti dalla classica coppia cilindro-pistone, pistone che chiaramente, e qui andiamo facile perché ci siamo trattenuti abbastanza a proposito dei motori, chiaramente lo stantuffo. Questa è una macchina operatrice, quindi chiaramente non è una macchina che
riceve energia dal fluido e in cambio ricava lavoro meccanico, e quindi come appunto nelle macchine motrici di cui abbiamo parlato a lungo alcune settimane fa. E qui chiaramente dall'esterno, come al solito, qualcuno, qualcosa dovrà fornire lavoro di compressione, e quindi ancora una volta ci sarà bisogno di una trasmissione del moto. Tipicamente il motore termico o elettrico che aziona il compressore lo aziona tramite la rotazione di un albero, evidentemente, e quindi ci sarà bisogno di un sistema, se il nostro se la nostra macchina operatrice sfrutta il moto alternativo dello statuto, ci sarà bisogno del cinematismo che trasformi questa volta un po' diciamo in senso inverso il moto rotatorio dell'albero da cui si preleva lavoro meccanico in moto alternativo dello stanuffo, e il sistema è il solito, il classico manovellismo di spinta rotativa composto dalla coppia biella-manovella. Okay. Dopodiché il funzionamento è abbastanza intuitivo, nel senso che appunto abbiamo la presenza di due valvole, diciamo una di aspirazione e una, non la chiameremo in gergo insomma di scarico come per i motori, per un compressore si parla di mandata, okay? E quindi ci sarà un condotto in comunicazione con l'ambiente, qualunque esso sia, dal quale vogliamo prelevare il fluido al quale dobbiamo conferire l'incremento di pressione, che è quindi condotto diciamo sulla valvola di aspirazione. Tipicamente lo stantuffo si muoverà da un estremo superiore, che ricordiamo abbiamo chiamato punto morto superiore, ad un estremo inferiore che si chiama punto morto inferiore. Durante questa corsa sarà aperta questa valvola di aspirazione, il cilindro si riempie, al punto morto inferiore questa valvola si chiude, è chiusa, lasciamo perdere questa fotografia in questo istante, diciamo sarà chiusa, al punto morto inferiore saranno chiuse entrambe le valvole, lo stantuffo si riporta al punto morto superiore, effettua la compressione, appunto riduce il volume a disposizione del fluido e lo comprime. Una volta raggiunta la pressione desiderata, si apre la valvola di mandata e appunto qui ci sarà un condotto che porta il fluido verso, poi chiariamo questo verso, l'utilizzatore, in maniera quindi, come dicevo, abbastanza semplice. Quindi da questo modo di funzionare ricaviamo possiamo fare alcune considerazioni che caratterizzano immediatamente le particolarità, le peculiarità di questo tipo di compressore. Cioè, prima di tutto, quello che subito salta agli occhi è che chiaramente, come tutte le macchine volumetriche di cui abbiamo parlato, alternative in particolare, di cui abbiamo parlato in precedenza a proposito delle volumetriche motrici, il funzionamento è fortemente non stazionario, il che significa appunto che se per fissare le idee concentriamo l'attenzione sul condotto di mandata e andiamo a osservare l'andamento della portata, della velocità del fluido, della pressione in questo condotto di mandata, la vedremo evidentemente fortemente variabile
in funzione del punto, del momento, dell'istante di tempo che corrisponde al funzionamento della macchina, nel senso che per esempio sul condotto di ondata ci sarà una portata che fluisce con una certa pressione quando appunto sono in fase di mandata. Dopodiché quando lo stantuffo giunge al punto morto superiore, inverte il moto e questa valvola si chiude e inizia una nuova aspirazione, in questo condotto praticamente non passa più nulla, quindi i nostri strumenti leggeranno un calo della pressione, della velocità, del fluido e il tutto poi si ripeterà ciclicamente alla corsa, due corse dopo, diciamo, quando ritornerà a riaprirsi quella valvola. Quindi questo significa che questa semplice cosa, insomma, si rende conto che in pratica l'utilizzatore vedrà arrivare un flusso discontinuo se fosse collegato direttamente alla macchina. Quindi, a differenza di tutti i compressori dinamici che abbiamo studiato fino a ieri, è diciamo questa prima differenza di fondo, per cui chiaramente questo più delle volte sarebbe un problema per quasi tutti i tipi di utilizzatori. Per cui, diciamo, tipicamente quasi mai la mandata del compressore è direttamente collegata all'utilizzatore, nel senso che appunto il compressore mette in pressione il fluido contenuto all'interno di una capacità molto più ampia, all'interno della quale quindi si cerca di creare, studiando opportunamente il volume di questo, chiamiamolo serbatoio, viene appunto calcolato in relazione alla cilindrata del compressore vero e proprio e quindi si produce all'interno del serbatoio una situazione quasi stazionaria dove le pressioni tendono a livellarsi e l'utente preleva il fluido a una pressione abbastanza più o meno costante dal serbatoio e non direttamente dal compressore. E questo appunto può essere facilitato, per esempio queste valvole molto spesso non hanno un organo di comando per l'apertura e la chiusura, possono averlo chiaramente in alcuni casi, cioè ci sono degli alberi a camme tipo o non alberi a camme, insomma sistemi più semplici, insomma, che semplicemente collegati con l'albero motore tramite organi di trasmissione aprono e chiudono le valvole. Però molte volte per semplicità e anche per praticità d'uso si preferisce delle valvole cosiddette automatiche che vengono riportate in sede da delle molle di richiamo che sono tarate in funzione delle pressioni che regnano, diciamo, le differenze di pressione fra interno cilindro e condotti. Quindi per esempio alla mandata, nel momento in cui comprimendo si raggiunge la pressione desiderata, si apre la valvola, appunto si vince la resistenza della molla e si apre la valvola di mandata. Il fluido per esempio riempie questo serbatoio, anche all'interno del serbatoio ci sarà un sensore di pressione, il cosiddetto pressostato,
per cui quando si raggiunge la pressione all'interno del serbatoio desiderata, praticamente per qualche tempo, diciamo, si interrompe, praticamente viene staccato l'organo che trasferisce lavoro all'albero del compressore, e quindi per un certo tempo, diciamo, non c'è immissione di fluido nel serbatoio finché la pressione all'interno di questo serbatoio non scende sotto un prefissato valore, per cui poi c'è insomma una macchinetta piuttosto semplice che, come diciamo, però ha questi valori. Non so se l'avete notata, per esempio noi ce ne abbiamo uno in laboratorio che utilizziamo principalmente per sistema di sospensione pneumatico del banco, e appunto, insomma, la cosa che colpisce è che il compressore e il suo motore insomma, sono grandi più o meno come questa borsa, anche di me, come questo proiettore, e poi tutto invece è su un bombolone, insomma, molto più grande, che appunto è il soltanto un serbatoio. Cioè uno così dice: ah, com'è grande questo compressore, in realtà è il tutto. Non so se ci avete fatto caso, se vi interessa, tanto ormai siete pochi, possiamo pure scendere un attimo, cioè, abbiamo anche Gianni qui che viene accompagnato a vedere questo compressore, però non è che si vede granché, insomma, si vede questa scatola che è il compressore, il suo motore, che è il serbatoio dipinto di rosso, quello che abbiamo noi giù, e ha proprio questo funzionamento discontinuo di cui vi parlavo prima. Cioè quando se voi lo accendete lo sentite, perché fa un certo rumore, lo sentite funzionare, da un certo punto si torna il silenzio, nel momento in cui il serbatoio ha raggiunto e questo è il primo. Poi altre considerazioni importanti che possiamo fare su questa figura molto semplice è una considerazione appunto importante relativa al discorso che facevamo delle portate, ovvero come tutte le macchine volumetriche c'è qualche problema quando devo elaborare portate molto grandi, perché come faccio, come al solito, sostanzialmente, siccome non parliamo di un motore ma di una macchina operatrice, abbiamo solo due opzioni questa volta, però mentre non la... sostanzialmente o devo farla più grande la macchina, quindi devo fare il cilindro più grande, devo aumentare il volume a disposizione del fluido, devo aumentare la cilindrata, e questo però significa fare degli stantuffi più grandi e quindi la massa dotata di moto alternativo che cresce e con essa le forze di inerzia. O ancora posso aumentare il numero di volte in cui effettuo queste operazioni di riempimento, compressione e mandata nell'unità di tempo, cioè posso aumentare la velocità di rotazione dell'albero e quindi far crescere il numero di operazioni che compio nell'unità di tempo. Però anche questo, chiaramente, ancora di più delle dimensioni, presenta un limite, perché, come ne parlammo a suo tempo a proposito dei motori, al crescere della velocità di rotazione cresce anche la velocità lineare, le variazioni di velocità lineare dello stantuffo, crescono le accelerazioni e quindi crescono col quadrato, quindi questa volta con una dipendenza quadratica dalla velocità di rotazione, le forze di inerzia che si esercitano su questi organi, ma e quindi addirittura anche sulla struttura che deve ospitare la macchina, insomma, dove la vado a appoggiare. Devo stare attento a che appunto queste sollecitazioni non vengano trasmesse in maniera indiscriminata, quindi nel momento in cui non è... Parliamo di compressori di una certa importanza, di una,
piuttosto grossi qui, che devono trattare quindi portate abbastanza grandi, potenze assorbite altrettanto grandi, c'è bisogno prima di bisogna porsi il problema proprio di una sorta di fondazione, insomma, su cui andare letteralmente a sistemare la macchina. Quindi questo per darvi un ordine di idee delle difficoltà. È chiaro che nel momento in cui quindi il campo di applicazione quindi è chiaramente portate non troppo elevate, ma per esempio nel caso in cui le pressioni richieste siano molto elevate, chiaramente i compressori dinamici, il compressore centrifugo che abbiamo studiato l'altro giorno, ancora più il compressore assiale, l'abbiamo detto, insomma, il massimo oggi di pressione di mandata è intorno ai 50-55 bar per un compressore assiale, e viceversa ci sono applicazioni industriali che richiedono pressioni di parecchie centinaia di bar, in qualche caso un migliaio di bar. Se questo è il livello desiderato per la pressione, il vecchio compressore alternativo rimane l'unica strada. Questo per entrare un attimo in argomento. Diciamo qui in figura troviamo anche un'altra configurazione abbastanza diffusa per questo tipo di macchina, cioè che non dovendo compiere un ciclo termodinamico, evidentemente si può sfruttare un po' meglio il moto alternativo, proprio per migliorare contemporaneamente sia la regolarità della mandata e sia il discorso sulle portate, utilizzando appunto questo schema. In pratica lo stantuffo, quando si muove dal punto morto superiore verso il punto morto inferiore, genera una depressione nella parte superiore e che quindi viene sfruttata per il riempimento, per l'aspirazione. Ma se ci fosse del gas qui sotto, chiaramente verrebbe compresso, se viene disegnato opportunamente anche la parte inferiore, e quindi è un modo abbastanza furbo, diciamo così, per utilizzare meglio questo tipo di modo di lavorare. E quindi esistono appunto questi compressori cosiddetti a doppio effetto, nel senso che simultaneamente da una parte c'è un'aspirazione, dall'altra c'è la compressione e la successiva mandata e viceversa. Insomma, basta collegare opportunamente aspirazione con dei appositi condotti e le mandate, e quindi questo, diciamo, produce dei vantaggi abbastanza intuibili. Chiaramente, dicevo, un'altra cosa dal punto di vista del funzionamento, ne parliamo tra un attimo sul da dove vengono fuori certi numeri. Diciamo che la caratteristica principale è che il rapporto di compressione che si riesce a ottenere in un unico elemento, siamo abituati a chiamarlo di stadio, possiamo ancora chiamarlo stadio, insomma, di compressione, un cilindro di questo genere qua, è tranquillamente può arrivare a 7-8 come rapporto di compressione. Poi vedremo da dove viene fuori questo limite.
che comunque sono valori doppi rispetto a quelli di un buon compressore centrifugo, e sono 6 volte invece il valore del rapporto di compressione di un compressore assiale. E quindi anche questa è una caratteristica importante che appunto lo fa. Quindi quando sono necessarie, come dicevamo prima, pressioni di mandata tanto elevate, è chiaro che non basta uno schema di questo genere, e anche in questo caso occorre prevedere, chiamiamoli ancora così, più stadi in serie, cioè in pratica più stadi in serie. E chiaramente, essendo una macchina volumetrica, che cosa significa? Significa che il fluido che esce da questo elemento dovrà essere riportato in un altro elemento di questo tipo qua, e quindi il compressore multistadio si compone, diciamo, diventa una specie di pluricilindrico, ok? Però abbiamo anche un'immagine abbastanza significativa, eccolo qua, visto da lontano sembra quasi un motore. Però attenzione, nel senso che non è che questi funzionano come nel motore, che ognuno ha la sua alimentazione, fa il suo ciclo, no, qui vanno appunto in serie, nel senso che dal primo stadio appunto effettuo la compressione, la mandata, chiaramente non la mando appunto ancora all'utilizzatore, la introduco nel secondo cilindro che si riempie, effettua il secondo stadio di compressione, e altrettanto per esempio nel terzo. È chiaro che un aggeggio di questo genere, considerando un rapporto di compressione 7-8, riesce ad avere poi una mandata all'uscita di 400 bar se parte dall'atmosfera, chiaramente. Se preleva pressione atmosferica, dal terzo cilindro avremo un'uscita a 350-400 bar. E quindi una macchina compatta, tutto sommato, chiaramente le portate non saranno elevate, però vedete, una macchina compatta, robusta, che assolve bene a questo compito, cioè di fornire una portata non particolarmente elevata, ma ad una pressione molto, molto elevata. L'altra particolarità, non so se sino a differenza di tutti i motori che ho, dove abbiamo detto più volte i cilindri sono rigorosamente uguali, no? Fra di loro, tant'è che quando vogliamo fare la cilindrata totale di un motore, vediamo la cilindrata di un cilindro e la moltiplichiamo per il numero dei cilindri, perché siamo sicuri che siano tutti uguali, questo non c'è dubbio. E qui invece, dove insomma appunto qualcosa di diverso rispetto al motore, come abbiamo detto, il funzionamento è caratterizzato da queste caratteristiche, uscita, ingresso, uscita, ingresso. Evidentemente, mano a mano che il fluido viene compresso, il volume specifico del fluido diminuisce, e quindi a parità di portata massica, che sarà la stessa, evidentemente il volume necessario per ospitare quella massa di fluido diminuisce, e quindi non so se da lì riuscite a vedere, per esempio, se confrontate, diciamo, quest'ultimo cilindro col primo cilindro, il pistone, sono più piccoli perché appunto cambia la densità o il volume specifico del fluido che devo utilizzare. L'altra cosa, chiaramente, utilizzando questo sistema, anche qui, diciamo, un concetto importante, vi ricordate, ieri abbiamo dedicato un po' di minuti a questo argomento che avevamo affrontato a suo tempo quando parlavamo degli impianti motori con le turbine a gas. Appunto, come diciamo, se i rapporti di compressione sono così elevati come in questo caso, praticamente è un obbligo dal punto di vista energetico, chiaramente, effettuare anche la interrefrigerazione del
del fluido compresso, perché appunto con questi elevati valori del rapporto di compressione le temperature crescono parecchio. Quindi per esempio la temperatura di ingresso all'ultimo stadio, all'ultimo cilindro, potrebbe essere, se partiamo sempre nell'ipotesi di partire, per semplicità, per fare un esempio, dalle condizioni ambientali, qui potremmo avere invece in ingresso al terzo cilindro un fluido a una temperatura in ingresso di parecchie centinaia di gradi, il che significa due cose. Prima di tutto, dal punto di vista energetico, significa far crescere enormemente il lavoro che dovrà spendere quel terzo cilindro per raggiungere sempre lo stesso rapporto di compressione, appunto a causa dell'incremento di volume specifico susseguente all'innalzamento della temperatura, ma significa anche mandare un po' in crisi da un punto di vista meccanico, esatto, tutta la struttura, perché tutte queste temperature così elevate possono dar fastidio agli organi di tenuta, al sistema di lubrificazione. In alcuni casi potrebbero addirittura creare situazioni di pericolo, perché appunto gli oli lubrificanti potrebbero lasciare dei depositi carboniosi, quindi combustibili, che con la giusta energia di attivazione rappresentata dall'energia termica del fluido potrebbe dare luogo anche a principi di combustione. E quindi insomma più la fatica termica dei materiali, insomma tutta una serie di condizioni per cui praticamente sempre in un modo o nell'altro, sfruttando varie tecniche per lo scambio termico, l'interrefrigerazione, come dicevo, diventa un obbligo, diventa una prassi sempre seguita. Ok, ciò detto, vediamo un attimo un po' di cose. Appunto, per esempio, vi dicevo, che cos'è che limita, non è che mi sto preoccupando, è che sono solo pezzetti piccoli, sono tanti, però sono tutti minuscoli. Una raccolta di... C'è un pezzo più grande di sotto. Ah, va bene, grazie. Compressione, immaginiamo in primo approccio una compressione adiabatica sensibile sul piano
P2 avrà più o meno un andamento di questo genere, e questa appunto rappresenta la fase di compressione. Quindi immaginiamo che nel punto 1 abbiamo già introdotto il fluido, abbiamo effettuato l'aspirazione, l'abbiamo introdotto il fluido, e quindi nel punto 2 si apre la valvola di mandata. La fase di mandata potrebbe essere rappresentata da una trasformazione di questo genere, alla fine della quale diciamo, il fluido appunto fuoriesce dal cilindro e verrà prelevato appunto altro fluido dall'esterno per effettuare appunto la fase di aspirazione. Questo è uno schema ideale che evidentemente presuppone che lo stantuffo giunga a lambire praticamente il tetto del cilindro, okay? Fino quindi ad annullare completamente il volume a disposizione del fluido. Come sapete, chiaramente questo è impossibile da realizzare ed è anche un assurdo. Allora, è impossibile perché chiaramente le valvole devono avere un minimo di spazio a disposizione per la valvola, per la sede valvola, gli alloggiamenti, i dispositivi vari, eccetera. È un assurdo perché chiaramente il volume, per quanto io lo possa comprimere, il fluido non potrà mai occupare un volume esattamente minimo. Quindi tipicamente, come dicevamo anche prima nel descrivere il funzionamento e come c'è un po' familiare dai ricordi dei discorsi sull'altra macchina volumetrica che conosciamo per il motore, chiaramente la corsa dello stantuffo si arresta ben prima rispetto al tetto del cilindro, si arresta diciamo in corrispondenza di un certo volume, okay? Chiamiamolo 3 questo punto. Quindi la mandata sarà da 2 a 3, okay? Quindi questo qui è il volume V con 3, questo è il volume V con 4, V con 1. E quindi chiaramente la differenza V con 1 meno V con 3 è quella che noi chiamiamo cilindrata del cilindrato, perché appunto è quella utile, quella effettivamente a disposizione, perché in questo volumetto, okay, in questo volume è chiaro che a fine mandata ci sarà una frazione di gas che rimane intrappolata in questo volume. Quindi quando poi lo stantuffo torna giù verso il punto morto inferiore, è quello che stava qua, vedendo aumentare il volume a sua disposizione, espande secondo, ancora una volta per ipotesi ideale, secondo una adiabatica reversibile. E quindi però, vedete, occupa questo volume, lo chiameremo V con 4, okay, che in pratica è sottratto al fluido in ingresso, okay? E quindi il fluido in ingresso non avrà più a disposizione tutto il volume V con 1 meno V con 3, ma avrà a disposizione V con 1 meno V con 4, okay? E infatti queste macchine volumetriche hanno un rendimento volumetrico indicato di solito con lambda, che no, senza V, perché sennò facciamo confusione con coefficiente di reggimento, che non chiamiamo rendimento da lambda o eta V, che caratterizza, insomma, è importante nelle macchine volumetriche, in particolare alternative, che è appunto il rapporto tra lo spazio effettivamente a disposizione del fluido e l'intera cilindrata.
Questo, se volete, possiamo pure divertirci a elaborarlo un pochino. Al solito, purtroppo, adoperando il lettore, mi resta pochissimo spazio per scrivere. Quindi questo P con 1 meno P con 3 la circondata B, e quindi P con 1 sarà B circondata, lo possiamo scrivere così, ok? E quindi questo lo possiamo scrivere come abbiamo supposto la trasformazione adiabatica reversibile, consideriamo invece la generica politropica. Comunque per la generica trasformazione politropica vale il discorso che P con 3 per P con 3 elevato a K a N, esponente della politropica, sarà uguale a P con 4 elevato a n uguale a p per p elevato a n uguale a costante, ok? Per cui p con 4 su p con 3 elevato a n sarà uguale a p con 3 su p con 4, ovvero p con 4 su p con 3 sarà uguale a p con 3 su p con 4 elevato a n su n, e quindi questo lo scriviamo. Questo è il nostro rapporto di compressione, p3 su p4, ovvero p2 su p con 1, questo che di solito indichiamo con la lettera beta, e quindi beta elevato a 1 su n meno 1. Da questo si vede abbastanza facilmente che appunto questo spazio morto, che si chiama appunto spazio anche in questi compressori, si chiama spazio nocivo, stavolta il termine è abbastanza giusto, perché appunto nuoce al riempimento e quindi evidentemente anche alla mandata, alla portata di fluido che riesco a dare all'utilizzatore. E appunto da questa semplice relazione si vede abbastanza bene come appunto questo spazio possa nuocere, evidentemente, diciamo, riducendo il rendimento volumetrico e quindi la portata che possiamo trattare, quanto più è grande, quindi quanto maggiore è la percentuale dello spazio nocivo rispetto alla cilindrata, evidentemente tanto più piccolo sarà il rendimento volumetrico. Ma cosa più interessante, questa relazione ci dice che, ok, fissato di contare una certa percentuale rispetto al 5%, il 10%, quello che sia, fissato perché l'abbiamo costruito in un certo modo, si vede che al crescere di beta diminuisce, altrettanto diminuisce il
rendimento volumetrico. Addirittura, se vogliamo vedere quando si annulla, quindi lambda uguale a 0, significa che V con 3 su V elevato a beta per beta su M meno 1 sarà uguale a 1. Ok? Quindi questo vuol dire che beta elevato a 1 su M meno 1 sarà uguale a V su V con 3 più 1. Quindi quando beta è uguale a tutto questo, quando beta è uguale a tutto questo, il rendimento volumetrico è pari a zero. Cioè, in pratica, che cosa significa questo? Se graficamente proviamo a scarabocchiare noi, significa che appunto avendo fissato V con 3 al crescere di beta, significa che se io faccio una compressione così, per esempio, quindi ho fatto crescere beta, durante l'aspirazione, la nuova aspirazione sarà di questo tipo qua, e quindi questo qui 2', 3', 4', e quindi vedete, a parità di V con 3 al crescere di beta, la cilindrata utile di V1 meno V4 si riduce, ok? Sempre più. E lambda uguale a 0 è, insomma, se io appunto quando 2, il punto 2 pratica coincide con il punto 3, ok, e praticamente non faccio altro che riscaldare questo fluido tramite questa compressione, ma non lo mando da nessuna parte perché non riesco a riempire il cilindro successivamente. Ok, quindi non me ne faccio, questo significa. E quindi da questo, se ci mettiamo dei valori pratici, appunto un V con 3 su V circa il 10%, 10% è un po', però meno del 5-6-7%, questo rapporto non vale. Dobbiamo capire qual è il tipo di fluido, dobbiamo capire le reversibilità, ma comunque i valori di M, insomma, per esempio se parliamo dell'aria, eccetera, sono dei valori abbastanza noti. Chiaramente dipendono dalle irreversibilità di una singola macchina, ma tutto questo considerando e calcolando, alla fine appunto viene fuori che un beta, chiaramente per arrivare a valori di lambda non prossimi allo zero, ma valori di lambda invece che si mantengano tra 0,8 e 0,9, insomma è chiaro, sarebbe comunque non accettabile lambda maggiore di 0, ma per esempio pari a 0,2, comunque non sarebbe accettabile, tutto questo considerando alla fine appunto, ecco, il limite di cui vi parlavo poco fa, di un beta 6, 7, 8 a seconda poi di queste scelte, come rapporto di compressione per il singolo stadio accettabile, quindi la necessità di effettuare la compressione in più stadi. Okay. Questo forse lo possiamo vedere più intuito, c'è anche eccolo qua. Quindi qui a sinistra appunto era quello che io vi ho disegnato un po' approssimativamente in precedenza, cioè il discorso che è fissato di V con 3 e quindi lo spazio nocivo, la cilindrata utile si riduce al crescere del rapporto di compressione beta. Qui troviamo l'altra possibilità, cioè fissato beta, fissato il rapporto di compressione,
come l'aumento dello spazio nocivo comporti altrettanto una riduzione della cilindrata utile. Per esempio, quando lo spazio nocivo è piccolo, cioè è il 7% della cilindrata, per concetto M imposto a questo calcolo, il rendimento volumetrico è dell'88%. Se si raddoppia la percentuale, si passa dal 7 al 14, scendiamo al 76, se si triplica diventa il 20%, il 21%, lambda si riduce al 64%, che appunto incomincia a diventare un valore preoccupante. Parliamo del rendimento volumetrico, poi, che quindi è uno dei fattori del rendimento complessivo del compressore. Se noi lo andiamo ad abbattere del 60% solo per questo motivo, andando a considerare tutte le perdite che tipicamente affliggono tutte le macchine di cui parliamo, è chiaro che è inaccettabile questa cosa, e quindi bisogna ridurne il valore. Ok. Ancora un po' in analogia con quanto vedemmo a proposito dei motori, se io sistemo uno strumento, un sensore di pressione nel facciato sulla testa del cilindro e rilevo appunto gli andamenti della pressione in funzione del volume, se diciamo, li faccio con una frequenza abbastanza elevata, diciamo, alla fine in pratica è come se riuscissi a calcolare il lavoro trasferito. Se lo divido per la cilindrata del mio cilindro, ottengo una pressione media indicata, come indicata perché i valori sono stati misurati con l'indicatore, con lo strumento, con l'indicatore, e quindi diciamo a sua volta posso fare al contrario il prodotto della pressione media indicata per la cilindrata, e quindi la cilindrata sarà y quadrato quarti per la borsa, S, per ogni cilindro, diciamo per un cilindro, per un solo cilindro. Per la velocità di rotazione, per il rendimento meccanico in questo caso, perché la pressione è già quella effettiva che misura lo strumento, quindi la pressione media indicata, e con le opportune unità di misura come al solito, questa è la potenza assorbita, in questo caso assorbita dal compressore. Questa cosa consente questa presenza di questo spazio morto
è appunto nocivo, come abbiamo detto, però può anche essere sfruttata, diciamo, favorevolmente in, in alcuni casi, per esempio per effettuare una regolazione della, della portata. Nel senso che come si regola la portata di questa macchina? Un po' come con i sistemi di cui abbiamo discusso ieri, cioè per esempio laminando l'aspirazione, strozzando la mandata, e questo, con, facendo variare il numero di giri. Chiaramente qui attenzione, che facendo variare il numero di giri teniamo presente che al variare il numero di una macchina volumetrica, al variare del numero di giri, la portata cresce linearmente con la velocità di rotazione, perché in pratica significa che se faccio 1000 giri io avrò 1000 volte quella al minuto, avrò 1000 volte quella mandata, se ne faccio 2000 avrò 2000 volte la mandata a parità di tutto, e quindi c'è questa dipendenza lineare, per cui le curve, a differenza di quelle delle macchine dinamiche che abbiamo studiato fino a ieri, si presentano praticamente diciamo, dei tratti quasi verticali, diciamo, se questo è n, 2n, 3n e via dicendo, ok? Per n, quindi crescenti in questo senso. E in realtà non sono parallele alle ordinate, come in base a quello che abbiamo detto poco fa, nel senso che sono leggermente inclinate, perché al crescere della pressione, del rapporto di compressione, come abbiamo visto, peggiora il rendimento volumetrico, e quindi diciamo sono fatte un po' così. Però appunto è un sistema abbastanza pratico per regolare per esempio la portata a parità di pressione di mandata. Come al solito lo stesso discorso, lo stesso ragionamento che abbiamo fatto ieri, anche per le macchine dinamiche chiaramente discorso non cambia, il problema sta più nella variazione del numero di giri, sta più nel motore che trascina il compressore che non nel compressore stesso, cioè se il motore che aziona il compressore è in grado di variare agevolmente la propria velocità di rotazione, questo sistema è sicuramente il migliore tra quelli che si possono adottare. Se il motore che lo aziona ha poca variabilità della velocità di rotazione, questo sistema da solo non basta, lo devo integrare per esempio con delle valvole, eccetera. L'ultima cosa, appunto, dicevo in merito allo spazio nocivo. E queste sono quelle che vi avevo scarabocchiato prima, vedere meglio questa pendenza, come dicevo. L'altra cosa che avevo trascurato di dirvi è che appunto nella realtà quel diagrammino, il diagramma indicato che vi avevo fatto, dovete tenere presente appunto che in realtà la valvola di mandata si apre quando la pressione che si raggiunge nel cilindro è un po' più alta rispetto a quella che richiede l'utilizzatore, perché durante la mandata ci saranno delle perdite, ci saranno delle oscillazioni, delle onde di pressione, quindi
la valvola è tarata in modo tale da aprirsi per un valore che non sia proprio esattamente pari a quella richiesta dall'utente, ma un po' più alta, e la trasformazione sarà di questo tipo. Analogamente, nella aspirazione, appunto, si provvede a creare una depressione rispetto alla pressione nel condotto di aspirazione, e la fase di aspirazione sarà di questo tipo. Queste oscillazioni sono un disegno, una grafica che ha voluto appunto sottolineare il fatto che comunque in una macchina non stazionaria ci sono dei fenomeni di onde, di pressioni, di pressione, per cui insomma queste trasformazioni che noi facciamo con dei tratti di matita belle ordinati, nella realtà non sono così, ma diciamo gli andamenti sono più o meno variabili in questo modo. No, se riesco a trovare... Eccola qua. Dicevo, qual è diciamo, si può sfruttare in qualche caso, appunto, quando questi compressori vengono utilizzati a scopi industriali, un certo impegno, si può sfruttare il discorso sullo spazio nocivo che facevamo prima, lo si può introdurre volutamente come sistema per regolazione della portata, nel senso che diciamo il cilindro potrebbe essere tranquillamente questo, ok? Quindi nel funzionamento normale, diciamo, lo stantuffo ha una corsa da qua a qua, d'accordo? Con uno spazio nocivo, vabbè, che è quello che è limitato in base ai concetti che abbiamo detto prima, però volutamente, diciamo, si mette in si fa una realizzazione in modo tale da circondare il cilindro da queste altre camere, chiamiamole così, che si possono aprire appunto a piacere a seconda delle esigenze per regolare appunto la portata. Quindi quando la portata richiesta e la macchina funziona con la portata nominale, queste valvole sono chiuse e quindi diciamo il compressore funziona nel suo funzionamento normale che abbiamo visto prima. Nel momento in cui ho bisogno per esempio di ridurre un po' la portata, il carico, load sta per carico, ok? E per esempio posso aprire una di queste camere, ok? Questo significa che sto aumentando di un quarto lo spazio nocivo, sto aggiungendo un quarto di questo volume allo spazio nocivo prima presente. Questo mi abbassa il rendimento volumetrico e quindi mi fa diminuire la portata alla mandata, e quindi con una di queste io riesco a lavorare a tre quarti del carico. Se ne apro due, sto a metà carico, ne apro tre e sto lavoro a un quarto del carico, se ne apro tutte, no load, non ho realizzato quella situazione che avevamo visto prima, quella per la quale praticamente lambda era uguale a zero, okay? Quella che avevamo scritto prima. Ci sono delle macchine realizzate in questo modo che regolano la portata, in questo sfruttano quindi favorevolmente quello che è lo spazio nocivo, come dice il termine. Ci fermiamo due minuti?